Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di giovedì 2 novembre 2023. In questa giornata nella quale commemoriamo tutti i nostri fedeli defunti, siamo chiamati a pregare per coloro che hanno accompagnato la nostra vita, le persone che ci sono state vicine, che abbiamo conosciuto, e per tutti i defunti. E soprattutto a pregare per la loro salvezza, perché possa compiersi pienamente anche il loro percorso davanti al Signore. La liturgia ci mette davanti tre schemi per la giornata dei defunti. Io commento il primo. Ovviamente si possono legittimamente anche usare gli altri, insomma è una scelta possibile fra tre. La prima lettura è tratta dal libro di Giobbe. Ora, senza entrare nelle questioni del libro, qui a un certo punto Giobbe risponde. Ora, questo testo, che attraverso la traduzione latina è entrato nella tradizione cristiana, ecco, come primo annuncio della resurrezione, dice: «Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro». Ora, qui, da questo punto di vista, su questo testo, questa è l'interpretazione cristiana, la traduzione latina, ma il testo di Giobbe ebraico è molto corrotto e probabilmente ci sono alcune cose che andrebbero tradotte in una maniera differente. Il discorso che Giobbe sta facendo è probabilmente un altro. Lui sta accusando Dio di avergli reso una vita veramente menagrama, ma a un certo punto si appella a un vendicatore, no? A qualcuno che comunque si prenderà cura della sua causa. E siccome non c'è nient'altro oltre a Dio, si appella a Dio stesso. E la cosa che è interessante allora è quella speranza di vita che anima la difesa, in questo caso, di Giobbe, e che andrà al di là della sua stessa esistenza terrena. Cioè, alla fine, nonostante che la sua vita stia deperendo e sotto i suoi occhi, però la sua speranza lo sostiene, perché il suo Redentore, che è lo stesso Dio che in quel momento lo sta punendo ai suoi occhi, lo possa comunque salvare. Un testo veramente molto bello e anche molto toccante. Così come il Salmo 26:27. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. La seconda lettura è il testo di Paolo ai Romani, ed è un testo interessante dove Paolo fa una riflessione molto semplice ma anche molto interessante. Dice sostanzialmente questo: ma se quando eravamo proprio cattivi, Dio ci ha riconciliati con sé, adesso che ci ha riconciliati, forse che ci caccerà? No, anzi, e siccome ci ha riconciliati quando eravamo proprio cattivi e lontani da Lui, noi ci vantiamo di tutto questo, perché ci è stata fatta una grazia e un dono assolutamente insperabili. E quindi questa è un po' la sua logica ed è il fondamento della nostra speranza e anche della nostra preghiera verso i nostri cari. Il Vangelo è un passo del capitolo 6 di Giovanni, ma qui ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Da
Da una contestazione, quella che viene fatta al Signore, perché lui ha detto io sono il pane della vita, dice ma noi ti sappiamo chi sei, da dove vieni, cosa hai fatto, Gesù fa una proclamazione straordinaria, dice tutto quello che il pane Padre mi dà, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè tutto ciò che andrà a Dio, si aprirà a Dio, io gli donerò la pienezza dell'esistenza. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dovrebbe essere una consolazione grande perché il Signore ci vuole nella pienezza, certamente anche nella verità. E questo è il percorso che anche si fa dopo la vita, perché è un percorso veritativo. Quindi maggiore è stato il nostro percorso fatto nella verità in questa vita e ovviamente più breve sarà il nostro passo dopo la vita. Minore quel percorso che abbiamo fatto nella verità in questa vita e minore ovviamente, e più lungo sarà il passo successivo. E questo è assolutamente democratico perché è per tutti così. Indipendentemente da quello che appare, indipendentemente da quello che noi probabilmente vogliamo raccontare agli altri. Dio cerca la sostanza, come dice il Signore a Samuele, l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E quella vita se è nella verità. Però ciò che va a Dio, anche se dovrà fare un percorso articolato o lungo, potrà entrare in quel compimento, lo resusciterò nell'ultimo giorno. Questa deve essere la consolazione che accompagna la nostra preghiera per i nostri cari e questa deve essere anche quella che sostiene la nostra speranza attuale. Grazie a tutti, ci vediamo domani.